Nick è la nonna. Quando si perde una persona cara. Testi e illustrazioni di Roberto Luciani. Edizioni Libri. Nick era toccato andare a scuola, lì per lì non ne voleva sapere. Aveva paura della scuola perché era un posto che non conosceva. La nonna gli disse: «Al contrario, è la scuola che non ti conosce, ma si abituerà presto». Infatti, dopo pochi giorni, la scuola si era abituata a Nick e lui non ci faceva più caso. Così smise di avere paura. Ma Nick era rimasto timidissimo e preferiva stare in disparte quando i compagni giocavano in cortile. Perciò non aveva amici. Il suo unico amico era la nonna. Quanto a mamma e papà, avevano sempre da fare qualcos'altro. La nonna diceva a Nick: «Un giorno avrai così tanti amici che ti ci vorrà una barca per farceli stare tutti». A Nick faceva piacere sentirselo dire, perché quello che diceva la nonna risultava sempre vero, anche quando sembrava impossibile. Una volta Nick perse la sua biglia rossa e la cercò dappertutto senza riuscire a trovarla. Le biglie sono il gioco preferito dei topini. La nonna gli disse: «È inutile cercare, perché quando una cosa si è stufata di giocare a nascondino, si fa viva da sé». Così Nick smise di cercare e la biglia saltò fuori, dove lui non avrebbe mai pensato di cercarla. A Nick piaceva tanto stare con la nonna. Era sicuro che non si sarebbero lasciati mai. Ma purtroppo non andò così. Un brutto giorno la nonna morì, perché era molto vecchia. Non ebbe nemmeno il tempo di salutarlo. Semplicemente non si svegliò più. La mamma disse a Nick che sapeva quanto lui fosse triste, ma che doveva essere coraggioso. Nick però non era triste, era arrabbiato. La nonna se n'era andata e lo aveva lasciato solo. Perché aveva fatto questo proprio a lui? Era furioso, aveva voglia di rompere tutto. E lo fece, fracassò tutti i suoi giochi, biglie comprese. Poi si rintanò in un nascondiglio segreto, fingendo di non sentire i genitori che lo chiamavano. «Nick! Nick, dove sei? Nick, dove ti sei nascosto?» Non voleva più parlare con nessuno. Tanto, pensava, nessuno gli voleva più bene dal momento che persino la nonna lo aveva abbandonato. La notte fu piena di paure e di brutti sogni. Al mattino i genitori trovarono Nick e gli dissero che la nonna aveva lasciato un testamento.
Il notaio Raganelli lesse il testamento. Alla mamma toccò uno scaldacoda lavorato all'uncinetto, a papà una crosta di formaggio antica e pregiata. Gli zii ebbero una fotografia della nonna da giovane, e i cugini di città un bottone dorato a testa. A Nick sembrarono i regali più stupidi del mondo. L'ultima eredità della nonna era per lui, dentro un'enorme busta. Una lettera? O forse dei soldi? Beh, i soldi almeno gli avrebbero fatto comodo. Ma quando a casa Nick aprì la busta, il foglio che ne uscì non era una banconota e nemmeno una lettera. Era un normalissimo foglio bianco. Perfino ai cugini di città era andata meglio. Era così che la nonna gli aveva voluto bene, lasciandogli l'oggetto più stupido di tutti? Dalla rabbia Nick appallottolò il foglio e lo buttò dalla finestra. Lo ritrovò nel pomeriggio, quando se n'era già dimenticato. Guardando meglio si accorse che c'erano dei segni sopra, così lo riaprì. Con attenzione. Sul foglio c'era una sola parola, scritta con la calligrafia della nonna. Tempo prima, un pomeriggio di brutto tempo, la nonna gli aveva insegnato a fare le barche piegando un foglio di carta. Nick Chissà se mi ricordo ancora come si fa, pensò Nick. Spianò per bene la carta e la piegò come gli aveva fatto vedere lei. Venne fuori la barchetta di carta più grande che Nick avesse mai fatto. Era grande abbastanza da poterci stare dentro. Così pensò di metterla in acqua nel ruscello sotto casa. La barca dimostrò di galleggiare perfettamente e si faceva spingere dalla leggera corrente. Dopo un po' Nick sentì gridare dalla riva. Era uno scarabeo che saltava su e giù come un matto. Anch'io voglio andare in barca! Anch'io! Strillava. Anch'io voglio andare in barca! Nick lo prese a bordo. Lo scarabeo si chiamava Croc e non la finiva mai di ringraziare. Ma che bella barca! Diceva. Se mi vedessero i miei amici, che bella barca! Smettila di agitarti, diceva Nick, o finiremo in acqua. Cominciava a essere piuttosto contento della sua barchetta. Navigarono tranquilli finché, a un'ansa del ruscello, la barca si intagliò e non si mosse più. I due amici non riuscivano a muoverla di un millimetro. Si erano allontanati troppo per tornare a casa a piedi e poi era un peccato abbandonare la barca. Come si fa adesso? Disse Nick. Ci vorrebbe una magia. Una magia, disse Croc. Io saprei dove trovarla, ma... Fin da piccolo aveva sentito parlare di una strega decrepita che viveva sotto un castagno morto in fondo al bosco nero. Si chiamava Talpa Tremendosa e faceva magie di ogni tipo.
Io non ci vado di sicuro, disse Croc. Perché bisogna scendere sottoterra, il buio mi fa paura. Ci vado io, disse Nick. E tu resti a sorvegliare la barca. Il bosco nero non era lontano, ma era così triste e tetro che a ogni passo Nick si pentiva di averci messo piede. Avrebbe voluto essere al sicuro, a casa, da mamma e papà, ma senza barca non poteva tornare e l'unica speranza era la magia della strega. Cammina, cammina, trovò il castagno morto e sotto ecco la tana della talpa tremendosa. Nick si infilò nel cunicolo buio e umido che scendeva sempre più giù, fra radici contorte e tanfo di terra. Gli pareva di sentire qualcosa frusciare e strisciare intorno, mentre occhietti fosforescenti lo spiavano. Il cunicolo finiva davanti a una porticina ammuffita. Nick bussò 3 volte. Dallo spiraglio della porta s'affacciò il muso della talpa tremendosa. «Togliti dai piedi, stupido ghiro!» gli disse lei, senza complimenti. «Ma non sono un ghiro, signora!» rispose tremando Nick. «Io sono un topo!» «Ghiro o topo, hai scelto il giorno sbagliato. Non trovo i miei occhiali magici e senza gli occhiali non ho più poteri.» «E senza poteri non posso fare nulla per nessuno. Quindi sparisci!» soggiunse la talpa, tremendosa. «A meno che tu non sappia dove cercarli.» Nonostante la paura, Nick rispose: «Secondo la nonna è inutile cercare, perché quando una cosa si è stufata di giocare a nascondino, si fa viva da sé.» Così dicendo, Nick udì la voce della nonna vicina vicina, come se fosse proprio lì con lui. «Non può essere», pensò, «la nonna è morta e non tornerà più.» Questa idea gli sembrò così chiara e semplice che smise di essere arrabbiato. Sentì invece che gli sbucavano lacrimoni grossi grossi come biglie. Sentendolo piangere come una fontana, la talpa tremendosa provò un terribile imbarazzo e non sapeva proprio come comportarsi. Finì con l'invitarlo a entrare e accettare un po' di torta di lombrichi. «Questa fa passare la tristezza», disse. Infatti, all'idea di dover ingoiare dei lombrichi, Nick smise subito di piangere per pensare a come uscire da quella situazione. Successe una cosa strana. Dalla fetta di Nick uscì qualcosa meno molle dei lombrichi. «Ma sono i miei occhiali!» gridò la talpa tremendosa. «Non avrei mai pensato di cercarli lì!» «A quanto pare la tua nonna aveva proprio ragione, o topolino. Ora puoi chiedermi tutto quello che vuoi.» Thank you.
Mick tornò alla barca strillando: «Guarda, Croc, la talpa tremendosa mi ha dato questa polvere di radice magica!» «Forza allora!» disse Croc. «Buttiamola sulla barca, dai! Uno, due, tre!» Ed ecco la barca tornò libera per incanto, solo che non era più di carta, ma aveva l'aspetto che vedete. Mentre Mick e Croc filavano verso casa, sulla riva decine di animaletti li chiamavano entusiasti chiedendo: «Ehi, ma dove avete preso quella bellissima barca?» E Mick: «È un regalo della mia nonna, salite anche voi!» All'arrivo qualcuno notò che la barca non aveva ancora un nome, e tutti sanno che le barche un nome devono averlo per forza. Mick lo scrisse sulla fiancata, col succo di due bacche selvatiche e una penna di corvo che gli avevano regalato i suoi nuovi amici. Non è facile dormire quando si ha una barca nuova di zecca. Mick voleva restare sveglio per guardarsela dalla finestra, immaginando altre avventure. Anche il nome che aveva trovato gli piaceva. Qualcuno dirà che per una barca è un nome poco originale, ma la nonna si chiamava proprio così.